sarà utile tener presente che il grande momento in cui l'uomo passò dal regno animale all'umano, detto in molti testi di esoterismo individualizzazione, fu una delle massime iniziazioni. L'individualizzazione è la percezione da parte del sé del suo rapporto con tutto ciò che costituisce il non sé. E in questo grande processo iniziatorio, come in tutti i successivi, il risveglio della coscienza è preceduto da un periodo di graduale sviluppo. Il risveglio è istantaneo nel momento in cui il sé si riconosce per la prima volta ed è sempre seguito da un altro periodo di graduale sviluppo. Questo, a sua volta, conduce ad una crisi ulteriore detta iniziazione. Nel primo caso si ha l'iniziazione all'esistenza autocosciente, nel secondo all'esistenza spirituale. Tali realizzazioni o espansioni di coscienza avvengono secondo la legge naturale e, a tempo debito, si producono in ogni anima, senza eccezione. In grado minore avvengono quotidianamente in ogni uomo, con il progressivo accrescersi della sua comprensione mentale e della sua esperienza di vita, ma diventano iniziazioni alla saggezza, diverse dall'espansione di conoscenza, quando la conoscenza conseguita viene A. ricercata coscientemente, B. applicata alla vita con il sacrificio di sé, C. usata volontariamente nel servizio agli altri, e infine D. utilizzata con intelligenza a fini evolutivi. Solo anime di una certa esperienza e sviluppo compiono queste attività in modo efficace e costante, trasmutando la conoscenza in saggezza e l'esperienza in qualità. L'uomo di medio sviluppo trasmuta l'ignoranza in conoscenza e l'esperienza in facoltà. Sarebbe utile riflettere sulla differenza esistente fra qualità inerente e facoltà innata. L'una è la vera natura di buddhi o saggezza, l'altra di manas o mente. La loro unione, compiuta con sforzo cosciente, determina un'iniziazione maggiore. Tali risultati si ottengono in due modi. In primo luogo, con lo sforzo che l'uomo compie da solo, senza aiuto, che a suo tempo lo conduce a scoprire il proprio centro di coscienza, a lasciarsi guidare completamente dall'ego, il reggitore interiore, e, con sforzi ardui e penosi, a scoprire il mistero dell'universo celato nella sostanza materiale energizzata da Fo'at. In secondo luogo, con lo sforzo individuale assistito dall'amorevole e intelligente cooperazione dei conoscitori, i maestri di saggezza. In questo caso il processo è più rapido, poiché l'uomo, se lo desidera, riceve istruzioni e quando abbia stabilito le necessarie condizioni, la conoscenza e l'aiuto di coloro che sono giunti alla meta saranno messi a sua disposizione. Per avvalersi di tale aiuto, egli deve lavorare con la sostanza del proprio corpo, plasmando gli elementi adatti in forma ordinata. Perciò deve imparare a scegliere con intelligenza i materiali e a comprendere le leggi della vibrazione e della costruzione.
Ciò implica una certa misura di dominio delle leggi che governano gli aspetti Brahma e Vishnu. Significa la facoltà di vibrare con accuratezza atomica e lo sviluppo della qualità di attrazione che è alla base dell'aspetto Vishnu o costruttore. Inoltre, egli deve sviluppare il corpo mentale affinché sia in grado di spiegare e trasmettere, anziché essere, come al presente, un ostacolo. Deve inoltre sviluppare l'attività di gruppo e imparare a lavorare in modo coordinato con altri. Questi sono i fattori principali cui deve dedicarsi l'uomo lungo il sentiero dell'iniziazione. Quando saranno un fatto compiuto, egli troverà la via, conoscerà chiaramente se stesso e potrà unirsi alle schiere dei conoscitori. Un altro punto da ricordare è che questo tentativo di stimolare gli uomini a cooperare intelligentemente con la gerarchia spirituale e di prepararli ad entrare a far parte della loggia è, come è stato detto, uno sforzo particolare della gerarchia iniziato ai tempi dell'Atlantide e tuttora in atto ed ha carattere sperimentale. Il metodo per assumere coscientemente il proprio posto nel corpo di un uomo celeste dipende dai diversi schemi planetari. L'uomo celeste, che usa il nostro schema come corpo di manifestazione, decise di operare in questo modo durante questo particolare periodo per suoi fini specifici. Ciò fa parte del processo di vivificazione di uno dei suoi centri e di collegamento del suo centro del cuore con la controparte nella testa. Quando altri suoi centri verranno vivificati e saranno pienamente attivi, potranno essere usati altri metodi per stimolare le cellule del suo corpo, monadi umane e dediche. Ma per il presente, la verga iniziata cosmica, applicata ad un uomo celeste nello stesso modo in cui le verghe minori sono applicate all'uomo, è utilizzata in modo tale da produrre la specifica stimolazione che si manifesta nell'attività dell'uomo sul sentiero della prova e dell'iniziazione. Perciò l'uomo deve riconoscere la natura ciclica dell'iniziazione e il posto che il processo occupa nel tempo e nello spazio. L'attuale è un particolare periodo di attività nel ciclo di un uomo celeste e si manifesta sul nostro pianeta come un lungo periodo di prove per l'iniziazione, ma è non di meno un periodo di vivificazione e di opportunità. Dobbiamo cercare di renderci conto del fatto che l'iniziazione può avvenire sui tre piani dei tre mondi. E inoltre si deve tenere sempre presente il valore e il posto relativi che l'unità o la cellula occupa nel corpo dell'uomo celeste. È bene stabilire chiaramente che le iniziazioni maggiori o di manas sono conseguite sul piano mentale e nel corpo causale. Esse segnano lo stadio evolutivo in cui l'unità riconosce di fatto, e non solo in teoria, la propria identità con il divino Manasaputra, nel cui corpo dimora. Certe iniziazioni possono essere conseguite sul piano fisico, astrale e mentale inferiore, ma non sono considerate iniziazioni maggiori, né sono quella stimolazione cosciente, coordinata, unificata che coinvolge tutto l'uomo.
Perciò l'uomo può conseguire un'iniziazione su ogni piano, ma solo quelle che indicano il trasferimento della coscienza da un 4 inferiore ad un 3 superiore sono considerate tali nel vero senso della parola. E sono iniziazioni maggiori solo quelle in cui l'uomo trasferisce la sua coscienza dal quaternario inferiore alla triade. Perciò vi sono 3 iniziazioni. Primo, le iniziazioni in cui l'uomo trasferisce la coscienza dai 4 sottopiani inferiori del piano fisico, astrale e mentale, ai 3 superiori. Quando tale trasferimento avviene sul piano mentale, egli è tecnicamente riconosciuto come discepolo, come iniziato, adepto. Allora egli usa ognuno dei 3 sottopiani superiori del mentale come punto dal quale operare per uscire completamente dai 3 mondi della manifestazione umana, entrando così nella triade. È perciò evidente che le iniziazioni che si potrebbero considerare minori possono essere conseguite sul piano fisico e su quello astrale, con il dominio cosciente dei rispettivi 3 sottopiani superiori. Sono vere iniziazioni, ma non fanno dell'uomo un maestro di saggezza, inteso nel suo significato tecnico. Pertanto ne fanno un adepto di grado minore. Secondo, le iniziazioni in cui l'uomo trasferisce la coscienza da un piano all'altro, anziché da sottopiano a sottopiano, è un punto che deve essere attentamente osservato. Un vero maestro di saggezza non ha soltanto superato le iniziazioni minori già citate, ma anche i 5 stadi del dominio cosciente dei 5 piani dell'evoluzione umana. Pertanto gli restano le 2 ultime iniziazioni che faranno di lui un Choan di 6° grado e un Buddha, prima che il suo dominio si estenda agli ultimi 2 livelli del sistema solare. È dunque ovvio che, mentre è corretto parlare di 7 iniziazioni, sarebbe altrettanto esatto enumerarne 5, 10 o 12. Per gli studiosi di occultismo la questione è complicata a causa di fattori misteriosi che naturalmente non possono conoscere e che devono rimanere totalmente incomprensibili. Tali fattori riguardano l'individualità dell'uomo celeste ed implicano dei misteri quali il suo karma particolare, la sua meta per un dato ciclo e il fatto che l'ego cosmico di un uomo celeste rivolga l'attenzione al proprio riflesso, l'uomo celeste di un sistema solare che sta evolvendosi. Un altro fattore è costituito da alcuni periodi di stimolazione e intensa vivificazione causati da un'iniziazione cosmica. Questi effetti esterni producono naturalmente risultati nelle unità o cellule del corpo di un uomo celeste, conducendo spesso ad eventi imprevisti e apparentemente inesplicabili. Terzo, iniziazioni nelle quali un uomo celeste consegue un'iniziazione maggiore o minore che coinvolga l'intera sua natura. Ad esempio, quando durante la terza razza radice, quella lemure, ebbe luogo l'individualizzazione e la famiglia umana venne definitivamente in manifestazione durante quel ciclo, ciò significò
un'iniziazione maggiore del nostro uomo celeste. L'attuale intensa stimolazione dell'attività della gerarchia conduce ad una iniziazione minore. In ogni grande ciclo ha luogo un'iniziazione maggiore di un uomo celeste su uno dei globi. Da ciò derivano ulteriori complicazioni e molto materiale su cui riflettere.